devo venire davanti e tocco. Aspetta. Visto che non sappiamo niente, cosa si celebra per avere... Ok, grazie.
infatti, il Signore Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovarono insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un poco di brace con del pesce sopra e del pane. Gesù disse loro, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Cristo Signore è risorto. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e vita. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che tolgo i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. In questo giorno che ci raduna attorno all'altare, donaci a Dio di celebrare con coscienza pura i misteri della nostra libertà e della nostra salvezza. Rinnova ancora una volta l'animo nostro, che serva certa in noi la riconquistata speranza di ereditare la vita eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: «Va avanti, accostati a quel carro». Filippo corse innanzi, e udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come potrei capire se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Come una pecora, egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione e il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza, chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita?» Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Parola di Dio. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Popoli, benedite il nostro Dio. Fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. E dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Siamo per definizione missionari, ricordiamocelo, fin
dal giorno del nostro battesimo, possiamo dire, siamo inviati, a portare l'annuncio del Vangelo, e questo viene confermato con il sacramento appunto della confermazione della cresima, grazie al dono dello Spirito Santo. Abbiamo notato, leggendo, ascoltando questo brano di Vangelo, di Marco, che è molto, potremmo dire, sbrigativo, essenziale, che non si parla della discesa dello Spirito Santo. Gesù risorto incontra per l'ultima volta i suoi 11 discepoli e poi dopo sale verso il cielo e li manda, li invia, come se l'Evangelista volesse dire che la forza dello Spirito Santo viene infusa attraverso la potenza della parola di Gesù. Noi tutti siamo missionari del Vangelo, ma per essere missionari bisogna essere anzitutto credenti, cioè dobbiamo credere in qualcosa, dobbiamo sapere di che cosa parliamo. E per questo volevo commentare brevemente solo le parole iniziali di questo brano di Vangelo. Il Signore Gesù apparve agli 11, sappiamo che uno se n'era andato prima, e mentre erano a tavola, pensiamo un po' a questo fatto, mentre erano a tavola. Solitamente i racconti della risurrezione non ci parlano di un evento, possiamo dire, dell'apparizione di Gesù, non ci parla di un evento straordinario, mentre i discepoli, che ne so, sono in un luogo a celebrare qualcosa. Avvengono sempre in luoghi della vita quotidiana. La prima tentazione che ci vorrebbe da fare interpretando queste parole del Vangelo potrebbe essere questo: erano attorno alla tavola, cioè alla mensa dell'Eucaristia. No, non è così, erano proprio a tavola a mangiare. Come dire, vabbè, il Signore non c'è più, troviamoci insieme, mangiamo, condividiamo la nostra vita, chiacchieriamo un po', ormai siamo delusi e il Signore ci ha lasciati e basta. Potremmo pensare proprio questo, che chi non crede ormai pensa alla propria vita, ma non pensa appunto a incontrare il Signore risorto proprio lì, in quel luogo, attorno alla mensa, al cuore della vita della comunità dell'Eucaristia. Infatti il Signore risorto che appare in mezzo ai discepoli, che cosa fa? Li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Li rimprovera. Ma com'è, un amico e rimprovera? Viene da pensare appunto per quale motivo potrebbero essere stati rimproverati, perché avevano fatto qualcosa di sbagliato? Pensiamo appunto a quello che fanno i genitori nei confronti dei figli, no? Li rimproverano perché hanno fatto qualcosa di sbagliato, oppure perché non hanno obbedito, i figli a volte non obbediscono, oppure perché hanno tenuto nascosto qualcosa che non dovevano fare, i figli a volte fanno così. Gesù li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore. Certo, i discepoli avevano sbagliato, perché lo avevano lasciato solo mentre andava verso la croce, solo Giovanni era rimasto lì. Avevano sbagliato perché non avevano capito, avevano tenuto anche nascoste alcune cose, pensiamo appunto a Giuda Iscariota, ma Gesù li rimprovera per la loro incredulità. E questo è il rimprovero che il Signore a volte ci rivolge, non anzitutto perché sbagliamo qualcosa, perché abbiamo fatto chissà quale peccato, ma il primo peccato è non credere, il primo peccato è non avere fede. Gesù dice ai discepoli di andare a portare l'annuncio del Vangelo e dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questo Gesù ci chiede anzitutto di fare, di credere. Poi se uno crede agisce di conseguenza, se uno non crede allora ha l'esatto opposto, è contro, ma se uno crede rimane con il Signore. E poi notiamo questa cosa, li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore, si manifesta proprio lì, in un luogo della vita quotidiana. Pensiamo, il Signore è con te risorto, è con noi sempre, in ogni luogo e in ogni momento, non perché ci vuole appunto rimproverare o puntare il dito
anzitutto. Una volta si diceva, attenzione, Dio ti vede, no? Era ovviamente un monito, no? Per dire stai attento, perché Dio ti vede sempre, quindi cerca di comportarti bene sempre, Dio vede tutto, no? Dio è colui che rimane con noi sempre, vede quando noi sbagliamo e vuole rimproverarci, nel senso che vuole scuoterci, vuole dirci: ma perché non credi? Perché sei chiuso in te stesso? Perché non apri il tuo cuore, la tua mente ad accogliermi? Il Signore è lì sotto, è con noi sempre, in ogni luogo, in ogni momento, nella nostra vita quotidiana. Condivide tutto, delle nostre gioie, ma anche dei nostri dolori, dei nostri successi, ma anche dei nostri insuccessi. Lui è sempre con noi, ci aiuta e ci sostiene. Eppure notiamo che Gesù, dopo aver rimproverato gli 11 discepoli per la loro incredulità e durezza di cuore, che cosa fa? Subito li manda e disse loro: andate. Come dire, vabbè, siete così, ma io vi mando comunque. Non è ovviamente questo, ma Gesù, che è risorto, è vivo, è presente, dice appunto ai discepoli: adesso sono qui, mi vedete, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Gesù si fida di noi e sa che se anche noi siamo un po' fragili, anche se qualche volta non crediamo, anche se qualche volta ci chiudiamo in noi stessi, Lui continua a mandarci, continua a sperare nel nostro aiuto. E oggi appunto si dice: sono pochi gli operai del Vangelo, e Gesù appunto dice sempre questo ai suoi discepoli: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Ma siamo tutti noi gli operai del Vangelo, siamo noi i primi testimoni, annunciatori. Abbiamo vissuto domenica scorsa il bellissimo momento della cresima con Don Franco, il nostro vicario, che ha celebrato anche in modo molto affettuoso l'incontro con i ragazzi, molto coinvolgente anche nei confronti dei genitori. Però poi dopo, che cosa rimane di tutto questo? Davvero, chi è il primo missionario nei confronti dei propri figli, cioè i genitori, sono capaci di testimoniare, di annunciare, di trasmettere il dono della fede? Il Signore ci chiede di credere e di sapere in che cosa noi crediamo. Io lo ripeto sempre questo, e davvero mi colpisce come quando vado a incontrare i genitori che credono al battesimo, chiedono al battesimo, domani mattina ci saranno altri due battesimi, e tante volte nella conversazione arrivo a chiedere questa cosa. Magari loro dicono: io sono credente ma non partecipo alla messa, le solite frasi che mi sento dire, ormai sono abituato, le ho sentite dire almeno 10.000 volte, che non esagero, e queste frasi però poi dopo devono avere un fondamento, perché poi incominciano a dirmi: nella mia famiglia c'è uno che crede in un'altra cosa, poi c'è quell'altro che testimonia di Geova, poi c'è quell'altro, eccetera. Bene. E allora a un certo punto io dico: ma se tu incontrassi appunto questa persona che crede in Allah, oppure crede che Dio sia Geova, eccetera, e dovessi spiegare in sintesi qual è la tua fede, tu che sei cristiano, cosa gli diresti? Cena muta. Perché noi non sappiamo che cosa dire. Qual è il cuore della nostra fede? È il Signore che è risorto, morto e risorto per noi. Per questo nel battesimo si consegna la candela accesa al cero pasquale, simbolo della nostra fede. Questa fede deve accompagnarci. Noi dobbiamo credere anzitutto nel Signore che è risorto. Se non crediamo nel Signore che è risorto, dice San Paolo, vana è la nostra fede. Potremmo credere in mille altre cose, nei miracoli o in cose straordinarie che noi abbiamo magari sperimentato nella nostra vita, una presenza particolare del Signore in un momento particolare della nostra vita, ma se non crediamo nel Signore che è risorto, vana è la nostra fede. Questo dovremmo saper trasmettere nell'incontro con gli altri. La parola di Dio, concludo, ci suggerisce nella nostra missione un'azione concreta. L'azione concreta è quella di pregare.
San Paolo lo dice in modo semplice a coloro, a quei cristiani, che erano consapevoli di affrontare la prova della persecuzione. Si trovavano di fronte allora ai potenti della terra che andavano contro gli stessi cristiani. Però San Paolo dice rivolgere sempre domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini in generale, ma in particolare per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. La nostra preghiera deve essere rivolta a tutti e soprattutto a coloro che stanno al potere. Noi tante volte puntiamo il dito, no, verso coloro che sono al potere perché c'è la guerra e vorremmo anzi dire al Signore: perché non lo togli di mezzo quello lì che vuole la guerra e continua a scagliare le bombe contro gli altri? Il Signore ci dice di pregare per loro, di pregare perché possano cambiare, certo, perché tutti noi possiamo avere una vita dignitosa e dedicata a Dio. Ma tante volte mi sento dire: io prego sempre per la pace, prego sempre per questi che stanno al potere, ma Dio non ascolta, e allora cosa devo fare? Non dobbiamo mai smettere di pregare, non dobbiamo mai smettere di perdere la speranza. Noi siamo pellegrini di speranza, così ci ricorderà il prossimo giubileo. Non dobbiamo mai essere segni invece di disperazione in questo mondo. I cristiani sono missionari in questo modo, anche se non sempre si vedono subito i risultati. Chiediamo al Signore quindi di continuare, ognuno secondo la propria funzione, il proprio ruolo, le proprie capacità, di essere missionari nella Chiesa e nel mondo. Dopo il Vangelo, mi hai ereditato, Signore, e io lo attendo e lo desidero, e ti è buono chi a lui si affida, si dona al cuore chi lo ricerca. E le sorelle al Padre che ci invita a farci testimoni del suo amore, eleviamo le nostre umili suppliche. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, nella fedeltà al mandato del tuo Figlio Gesù, viva questo tempo come occasione per il Vangelo e si avvicina a quanti ti cercano con cuori sinceri, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per i popoli che soffrono per la fame e la povertà, che sperimentano il dramma della guerra e della persecuzione, si estinguono l'odio e la violenza, e la solidarietà delle nazioni possa garantire accoglienza e aiuti concreti per le necessità dei più deboli. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Preghiamo per la Chiesa, che il Signore ha reso missionaria nel Vangelo e nel mondo, affinché annunci sempre la salvezza che ci rigenera. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per Leonardo Giuliano e Sofia della Buona, che domani riceverà dal parole e l'esempio dei genitori e dell'intera comunità possano crescere come pietre vive della Chiesa. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per Piera Bonatti, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, e per Mario Belloni e Angelina Marchi, Caterina Lago, Tullio e Mariano, defunti delle famiglie Chinetti e Cagnoni, Giacomo Valeri, Cesarina, Antonio, Concetta, Umberto, Angelo e Amelia Moira, Benvenuto Piazzolo, Gabriele Capellani, Giorgetta Magnoni. Signore, accogli questi nostri fratelli e queste nostre sorelle nella gioia della vita eterna, ti preghiamo. Ascoltaci,
ascoltaci, Padre buono. Concedi il dono dell'amore filiale, Dio santo e buono, a chi ti supplica nell'umiltà e nella fede. A che i credenti ti esprimano una riconoscenza senza fine e cantino gioiosi la gloria della tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci un segno di pace. Thank you.
del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnatosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordo il Padre per la nuova Chiesa di tutto il mondo della terra, prendiamo la vita dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e il suo Figlio di Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare nelle associazioni dell'Ars e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti dalla luce del tuo volto e noi tutti, abbi misericordia. Donaci dalle parti della vita eterna insieme con la beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, San Ambrogio, San Pietro e Paolo, i nostri patroni e tutti i santi che noi dentro oggi furono benedetti. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua nome e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, credo, Signore, che tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. Elevando le mani verso il Padre che è nei cieli e lasciandoci guidare dallo Spirito Santo che prega in noi e per noi, diciamo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Preghiamo insieme per la pace. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, dono la mia pace, tornare i nostri peccati, ma la chiesa e tua chiesa. Unità e pace, secondo la tua volontà, e regni nei secoli dei secoli. Amen.
pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Con il tuo spirito. La comunione, canto numero 196.
composta da Sua Santità Papa Giovanni XXIII. O Gesù Salvatore, ti hai detto: tutto ciò che avete fatto a uno dei più piccoli tra i miei fratelli l'avrete fatto a me. Guarda propizio all'offerta che ti facciamo. Le angosce dei sofferenti, i tuoi fratelli e nostri, ci spingono a dare un po' del nostro sangue, perché ad essi ritorni il vigore della vita. Ma vogliamo che tale dono sia diretto a te, che hai sparso il tuo sangue prezioso per noi. Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di beni per noi, per i nostri cari, per gli ammalati. Sostienici nel sacrificio, perché sia sempre generoso, umile e silenzioso. Ma che con fede sappiamo scoprire il tuo volto nei miseri, per prontamente soccorrerli. Ispira e guida le nostre azioni con la pura fiamma della carità, affinché esse, compiute in unione con te, raggiungano la perfezione e siano sempre gradite al Padre Celeste. Ricordo sempre che la parola messa non vedo è un carissimo. Sono aperte le iscrizioni per il ritiro in preparazione dell'avvento della Piazza d'Italia a Rossano. Sarà mercoledì 13 novembre insieme con la comunità pastorale Santo Crocifisso, quindi delle parrocchie di Tradate e via Piacentine. Il momento di riflessione insieme anche al momento culturale sarà nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre al Sacro Monte di Varese. Programma dettagliato lo trovate nel volantino in fondo alla chiesa. Le iscrizioni vanno fatte entro il 9 novembre e noi come parrocchia di Lonate abbiamo a disposizione 20 posti sul pullman.
già abbiamo scritto settimana scorsa, inizieranno le benedizioni natalizie da giovedì 7 novembre. Quest'anno, appunto, oltre all'ausiliaria Susanna, che si mette a disposizione per un pomeriggio, ci sarà anche Don Gino per due pomeriggi alla settimana. In fondo alla chiesa potete ritirare il bollettino parrocchiale, che è ricco di molte notizie. Ci alziamo in piedi. Un Dio forte ed eterno, che ci hai radunato oggi nel nome di Gesù a celebrare le lodi della tua azione di salvezza, fa che possiamo sperimentare nella gioia dell'amore fraterno, secondo la sua promessa, la permanente presenza tra noi del nostro Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. In nome di Cristo. Facciamo un applauso alla Vista. Siete tanti. Siamo, un po' più in qua. Leggermente. Scusa. Che ti dici che è meglio, va? Viva l'Avis!
Maronno. Non ho sfilato.